I posti disponibili per la mobilità 2019-2020 saranno di tre tipologie. Il primo tipo di posto disponibile è quello dovuto a un aumento dell'organico dell'autonomia, dunque a cattedre ex novo che si andranno a formare per effetto del numero delle iscrizioni della scuola che sono superiori al numero degli alunni in uscita. Il secondo tipo di posto disponibile per la mobilità 2019-2020 saranno tutti quei posti che si renderanno disponibili all'1 settembre 2019 e verranno comunicati al sistema informativo nei termini dettati dall'ordinanza ministeriale sulla mobilità. In ultimo c'è anche la possibilità di avere una terza tipologia di posti disponibili per la mobilità 2019-2020, che sono tutti quei posti attualmente occupati da personale a tempo indeterminato che non hanno però titolo definitivo ad avere il posto in tale scuola. Quei posti saranno posti disponibili per la mobilità. C'è da dire che con quota 100, cioè i pensionamenti che potranno fare i docenti che hanno almeno 62 anni di età anagrafica e 38 anni di contributi e potranno presentare la domanda entro il 28 febbraio 2019, anche questi posti si aggiungeranno a essere disponibili per la mobilità. Siccome sembrerebbe che le domande saranno non poche, aumenterà notevolmente il numero dei posti disponibili per la mobilità del prossimo anno. Seguiteci nel nostro sito www.tecnicascuola.it e nel nostro canale YouTube perché vi terremo informati su ulteriori notizie che riguardano la mobilità dei docenti. Arrivederci.